Dopo mesi e mesi di pandemia, siamo ormai abituati ad essere raggiunti dal castigo post-festivo, quasi in un gioco dantesco di leggi del contrappasso per cui se beviamo e mangiamo in allegria e soprattutto in compagnia, la punizione del virus sarà direttamente proporzionale al grado raggiunto di spensieratezza. Adesso dunque è il turno del castigo ferragostano, con l'annunciato aumento di positivi al Covid nei prossimi giorni, in conseguenza di grigliate, scampagnate e feste in riva al mare. Ma qual è la situazione attuale? La circolazione moderatamente sostenuta del virus può dirsi frutto di un eterno ferragosto che va avanti dal principio di quest'estate pandemicamente anomala, in cui le restrizioni sono cadute ormai da tempo e dove a destare ancora preoccupazione sono le categorie a rischio, in primis gli ultra 75 anni con varie comorbidità, come spiega il professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive della ASL di Pescara. Non credo onestamente che ferragosto abbia contribuito più di altre giornate, visto e considerato che ogni serata estiva nella nostra costa e nelle nostre località turistiche è una serata di grande socialità. Quello che mi sento invece di suggerire è che oggi le persone a più alto rischio di sviluppare una malattia che possa condurre all'ospedalizzazione e in rari casi alla morte sono gli ultra 75 anni con più fattori di rischio. Quindi in questo contesto occorre far ricorso il prima possibile all'antivirale per le persone a maggior rischio. Quindi, poiché il Paxlovid è disponibile anche alla prescrizione dei medici di medicina generale, io cercherei di evitare atteggiamenti di temporeggiamento quando ci sono dei pazienti a rischio. È molto importante per continuare a controllare ospedalizzazioni e decessi. Lei diceva di evitare di temporeggiare anche sul fronte vaccini, sempre per queste persone a rischio. Stiamo aspettando questi vaccini aggiornati, il ministro Speranza ha detto che in autunno arriveranno, la Gran Bretagna nel frattempo si è portata già avanti predisponendo l'acquisto di un ingente numero di vaccini efficaci contro le nuove varianti, però dicevamo chi è a rischio deve vaccinarsi senza aspettare. L'attuale vaccino ha una frazione di sequenze conservate sufficiente con la quarta dose a coprire anche da Omicron 5, quindi funziona perfettamente. I dati preliminari che abbiamo sulla variante Centauro, che è quella che purtroppo prima o poi arriverà anche nella nostra regione, dicono che le sei mutazioni probabilmente non influenzeranno ancora una volta la buona efficacia del vaccino attuale. Allora, il messaggio è, specie per quella popolazione oltre i 70-75 anni con più fattori di rischio, chi non ha fatto la quarta dose la faccia subito. Si dice in autunno ci sarà di nuovo una recrudescenza del virus, però essendoci più o meno contagiati un po' tutti in autunno, chi se lo prende questo Covid? Guardi, la situazione dell'autunno con la variante Centauro probabilmente alle porte sarà molto simile all'attuale. Manterremo una circolazione moderata o addirittura sostenuta in alcuni momenti, che non avrà grosso impatto sulla popolazione generale, che come ha giustamente detto lei, oramai ufficiali i casi sono 540.000, la metà della popolazione della regione, quindi la popolazione immunocompetente e giovane non subirà un particolare impatto nei mesi autunnali. Rimane esattamente quello che ho detto prima, oggi come per tante altre patologie la problematica si traduce clinicamente in qualcosa di pericoloso per le persone più anziane e più a rischio. Quindi oggi, come in autunno, dovremo concentrare soprattutto su questa popolazione tutti i nostri sforzi di prevenzione.